Quando mi capita di lavorare con Carlo, Carlo mi convoca, mi racconta una storia, mi parla di un po' di personaggi e mentre mi racconta questa storia capisco qual è il mio personaggio. E, siccome è bravissimo a raccontare, a descrivere i luoghi, gli stati d'animo, tutte le figure che compongono i suoi film, io già il nostro primo incontro ho praticamente il ruolo già svolto, devo soltanto mettermi il costume e lavorarci sopra con lui e girare la scena, perché ha davvero questa straordinaria capacità di entusiasmarti ed entusiasmarsi delle storie che scrive e che racconta. Quindi c'è stata subito un'empatia molto, molto bella anche su questo personaggio, il padre Vaina, questa figura pia e disgraziata nello stesso tempo, di un uomo che attraverso la sua debolezza precipita in un calvario personale che lo porterà all'oblio, diciamo, vediamola così, che lo porterà a perdersi. I set di Carlo sono sempre splendidi. Io ho la fortuna di aver già lavorato con lui, questo per me era il terzo film insieme a Carlo. E quella che lui ha costruito nel tempo è una grande famiglia di attori e di professionisti, parlo anche della troupe, dei reparti tecnici che tranne rare eccezioni sono gli stessi, quindi è intanto un piacere ritrovarli perché è davvero una famiglia, io lo penso sempre con molto affetto alle persone che trovo sul set dei film di Carlo. E poi è anche un vantaggio perché in qualche modo conoscendoci sempre meglio riusciamo anche a lavorare sempre meglio, a ottimizzare il tempo che abbiamo e anche a sfruttarlo per costruire e ampliare le situazioni che la sceneggiatura propone. Questa è una cifra, mi sento di dire che è una cifra espressiva che appartiene a Carlo, la capacità di guardare sempre in maniera, con uno sguardo molto pietoso i personaggi dei suoi film. Non avverto questo grande senso di malinconia di cui parlano tutti, no, io sento grande umanità che è ben diversa dalla malinconia. Forse quello è un riflesso in certi paesaggi, ma nei personaggi non lo so, penso che sono portatori di vita, di una grande vitalità, e questa è la cosa. È la cosa bella, interessante, il fatto che Carlo li collochi in un mondo che può essere realistico, ma poi diventa anche fiabesco, diventa strano, diventa particolare, in grado di sorprenderci, no? E ha questa capacità di plasmare la realtà attraverso i personaggi. E questo è molto, è una cosa intanto rara, ma poi di grande, che denota grandissima sensibilità. Ecco.